Sì, sono Antonio Santini. Beh, allora, ciò che Luciano Sbraga ha raccolto è quello che gli hanno raccontato e che abbiamo raccontato io e i miei colleghi, quindi lui ha fatto un'analisi straordinaria da cui poi ognuno prende o assorbe gli spunti che ritiene più utili per la propria professione. Tu hai detto che negli ultimi 6 mesi è cambiato tutto. No, io direi di no, nel senso che i cambiamenti ci sono, ma non sono immediati. Semmai immediato è la paura, il terrore che ha qualche giovane ristoratore soprattutto, ma anche non più giovane, della situazione come si può complicare, come si può complicare anche più di adesso. Parlando con molti ragazzi, poi io rifiuto categoricamente la tentazione di decano, perché credo che dovrò lavorare ancora 30 anni per il piacere di lavorare, e diceva anche prima Lucio, diceva ti ricordi quando facciamo le cose con linee Italia in cucina? Beh, a me sembra veramente ieri e penso che potremmo farle ancora. Per chi non lo sa, linea Italia in cucina è stata fondata da Franco Colombani, da me e da altre persone, da Lucio, nel 1980. A quel tempo si parlava della nouvelle cuisine, sembrava che la cucina tradizionale, la cucina del territorio, la cucina dei territori meglio, non fosse assolutamente da considerare. Colombani, che era un uomo molto acuto, molto agile, era anche a quel tempo presidente dell'ASI, l'Associazione Sommelier Internazionale, ed era ancora sommelier dell'AIS, presidente di sommelier dell'AIS e presidente dell'ASI, dice dobbiamo fare qualcosa. E allora ci siamo trovati, una volta al mese ci incontravamo in uno dei nostri ristoranti e lì parlavamo di cucina, di cosa si poteva fare, di cosa si poteva migliorare. Poi, come per incanto, la nouvelle cuisine è stata messa all'indice e andava avanti la cucina delle regioni, la cucina tradizionale. Poi noi abbiamo dovuto elaborare quel tipo di cucina per non farla diventare troppo obsoleta. Nella cucina, nei ristoranti, nelle mode c'è sempre un ritorno, un alto, un basso, adesso si parla di cucina molecolare senza sapere bene cos'è, in realtà è un modo di definire una cucina moderna, quale innovativa, non potendo ridefinirla nel vecchio cuisine si usa un altro termine. Fra 30 anni, 20 anni, per definire una cucina che sarà moderna, attuale, innovativa, si userà ancora un altro termine. Tutto ciò che noi facciamo al ristorante lo facciamo per i nostri ospiti, e stare al ristorante è uno dei lavori più belli e affascinanti del mondo, perché poi ogni tanto arriva qualche gratificazione, come quello che adesso è capitato a Nadia o a molti altri. Ciò che in questo momento ciò che il ristorante o il ristoratore o il cuoco vede con una certa come se avesse le lenti annebbiate, si sente sempre più distante dalle istituzioni, sempre più distante dai politici, sempre più distante dai vari ministri che passano, perché è anche vero che noi siamo talmente abituati a fare da soli che non chiediamo. Prima, parlando con Lucio, mi raccontava una cosa che magari se vuole ve lo racconta lui, che ha preparato un progetto, una cosa ben fatta, poi arriva uno che si intromette perché è amico dell'amico, assorbe i benefici del lavoro fatto e lo vorrebbe riproporre. Noi siamo tanto abituati, ci chiamano solo quando dobbiamo fare una cena, quando c'è un... Ora, se ti danno un premio, adesso non più perché qualcosa abbiamo capito, ti dicono, ti prepari due cose. E gli dico, scusa, se tu dai un premio a un professore, non è che gli fai fare l'appendicite. Ma questo è un classico. Devo dire... L'hai fatta, l'hai cambiato. Beh, allora, sono cambiate delle cose. La spesa la si fa, ecco, è cambiata una cosa. Ai tempi di mio padre la spesa la faceva, all'inizio quando c'ero io, per tempi più lunghi. Vale dire, tu prendevi il vino e facevi una cantina sempre più ampia, sempre più costosa, e come pure con i prodotti. Adesso la spesa la fai
la chiudi alla fine della settimana, il pesce vieni a ricomprarlo ogni giorno. Questo perché? Perché un tempo era il menù che decideva gli acquisti, tu stampavi il menù in tipografia e lì mettevi branzino, dovevi per forza trovare un branzino. Adesso ogni mattina prendi le cose, prendi il pesce, prendi la carne, prendi, se questa settimana c'è il capriolo o non c'è, c'è la lepre o non c'è, tu fai il menù, lo stampi tu. Questo è stato secondo me una possibilità straordinaria. Un tempo, se vi ricordate, il tempo vuol dire 20 anni fa e più, i menù dei grandi ristoranti o anche dei ristoranti medi erano lunghissimi. C'erano delle carte con 25 antipasti, 30 primi, 10 pesci, 15 secondi e questo era. Poi a questo punto i francesi ci hanno insegnato un po' e hanno cominciato a fare dei menù stretti. 5, loro non hanno gli antipasti, 5 piatti da 3, noi facciamo. Abbiamo cominciato a fare 5 o 6 primi, un po' di qualche pesce e le carni, cercando di cambiare il più possibile. Questo cambia, cambia totalmente il modo di acquistare e cambia anche totalmente il modo di proporre. Tornando a un aspetto che, di cui si parla sempre con i miei colleghi, è l'aspetto della cantina. L'aspetto della cantina va sicuramente cambiato. Il ristorante non è più in condizioni di immobilizzare un capitale importante, come ha fatto e come sempre ha fatto e come si fa ancora in alcuni casi, in cantina, perché questo toglie risorse all'innovazione, toglie risorse a altri aspetti del ristorante che sono fondamentali. Come si possa fare? Io non lo so, ci sono alcune possibilità, ma dovremo andare a parlare con i produttori che in qualche modo si dovranno sempre di più far carico della cantina del ristorante, perché altrimenti non ne usciamo vivi, o meglio, altrimenti si andranno a eliminare le vecchie annate sempre di più per arrivare sempre alle annate più giovani. Questo i francesi, ancora una volta per parlare di Francia, l'hanno già cominciato a fare e hanno elaborato, ma anche i nostri produttori che sono sicuramente al vertice del mondo, elaborato dei vini che vengono pronti prima, anche dei grandi vini, perché altrimenti tu non puoi, altrimenti sei obbligato, come i Barolo Cantan, a tenerli 10, 12, 15 anni prima che vengano pronti, e allora questo carico di investimento colpisce il ristorante. Facciamo un altro giro, perché una domanda non è provocata, poi dopo te la dico. Ismea, no? Allora, ha raccontato tutta la verità anche il nostro decano comunque. Intanto buonasera a tutti. Io credo che insomma siano emersi comunque tante cose interessanti anche da quello che ho detto. Si parlava dei cambiamenti, del mondo che sta cambiando, e secondo me, senza fare analisi di tipo quantitativo, io credo anche analizzando un po' il lessico, ma non degli ultimi 6 mesi, degli ultimi anni. A me, mentre veniva in mente parole che 10 anni fa avremmo storto un po' la bocca, no? Abbiamo sentito parlare, parlo di consumi, parlo di consumatori, ne sono segnate qualcuna, cittadinanza alimentare, prosumer, no? Il produttore consumatore, poi tradotto in qualche maniera in italiano da consumatore. Credo che siano sintomi di una modifica del modo di consumare e di avvicinarsi al mondo dell'alimentare, in questo caso specifico, da parte dei consumatori. Così come c'è un altro concetto molto interessante, un po' abusato, ma ormai fa parte, credo, del quotidiano, che è quello di sostenibilità. Ed è, credo, la parolina magica che rende attuale un concetto molto ampio e che varia a seconda dei luoghi e dei tempi, che è il concetto di qualità, quindi il concetto di sostenibilità. Detto questo, che è il contesto in cui si muove il mondo del consumo, noi abbiamo messo a confronto, o meglio, forse ci piacerebbe mettere a confronto due mondi che sono quello agricolo e quello della cucina di qualità,